L'applauso è ovviamente per il Siena Hockey. Questo è un anno particolarmente interessante che ci troviamo a presentare, perché parliamo anche della squadra di Serie B, avremo modo di parlarne direttamente con gli addetti, ma intanto direi che un grazie va fatto e va espresso al presidente Massimo Bianchi, che questa sera non è qua con noi ma rappresenta ovviamente la squadra, il vicepresidente Hockey Anna Rita Cioncolini e il vicepresidente artistico Leonardo Cigni, a cui va il nostro sentito grazie. Parlavamo di un anno importante, la squadra di hockey quest'anno è molto ben assortita, parliamo appunto della Serie B, giocatori giovani e anche molto esperti, ragazzi di Siena e altri invece che vengono dalla vicina Maremma. I dirigenti sono Giorgio Fabbri, Duccio Franceschini, Claudio Lorenzini e Marco Pacciani. C'è ancora strada da fare, ma direi che la strada è quella giusta, che ne dici? Sicuramente sì, soprattutto rinfoltendo il settore giovanile, perché ovviamente non può durare fino in eterno che gli amici dalla Maremma vengano a darci una mano. Io spero di sì, ma la vedo dura. Provenienza Siena, anno 1987. Paride Sassetti! Provenienza Siena, anche in questo caso anno 1997, portiere grazie al duro lavoro a cui si sottopone in allenamento, Gabriele Mariotti. Parliamo dell'anno 1998, lui è un difensore, è uno degli ultimi prodotti del vivaio approdato in prima squadra, Tommaso Ancilli. Classe 1994, attaccante, difensore, sa fare tutto e bene. Mirko Lazzari, classe 1999, attaccante, è uno dei più giovani del gruppo. Poi Pietro Lorenzini, classe 1985, attaccante, uno dei veterani del gruppo senese. Emanuele Paglici, con classe 1986, difensore, uno dei giocatori di maggior eleganza nel pattinaggio, Davide Piezzi, classe 2001, prodotto del vivaio proprio di Siena, approdato in prima squadra dopo aver ottenuto buoni risultati nelle categorie giovanili di Castiglione della Pescaia. Giulio Giamello, classe 1990, attaccante, Andrea Romano, classe 1981, difensore, arrivato lo scorso anno dal Castiglione, società nella quale è cresciuto, Francesco Borracelli. Andiamo avanti, classe 1992, attaccante di grande prospettiva, Luigi Brunelli. Classe 1976, attaccante, grande esperienza maturata nei numerosi campionati di serie A1 e A2 disputati nella squadra di Castiglione, Marco Pisato. Con classe 1976, difensore con un vizio, però un vizio per un difensore bellissimo, no? È il vizio del gol. È il capitano Michele Achilli. Anno 2003, sono due le nuove promesse dell'hockey senese, quest'anno sono in prestito al Grosseto dove stanno disputando il campionato giovanile Under 17. Sono Riccardo Bigliazzi e Guido Rossi. E gli facciamo un grande applauso, grazie. Allora andiamo avanti, provenienza Grosseto, per gestire tutti questi ragazzi tenendo il gruppo compatto, cosa non sempre facile, e per cercare anche di migliorare sempre di più l'amalgama e l'inserimento dei giovani. L'allenatore
o il mister per il quarto anno consecutivo, mister Raffaele Biancucci. Complimenti, vieni qua che due paroline le facciamo. Quarto anno e un grande amore per l'hockey. Questo nostro incontro serve anche per far conoscere meglio questo sport straordinario. Cosa possiamo dire a chi ci guarda? Che l'hockey è uno sport meraviglioso, come dicevi giustamente. È uno sport che unisce la velocità, la rapidità, la destrezza, il gesto spettacolare, per cui diciamo tutte componenti che rendono un'esperienza unica a vedere una partita di hockey. È che purtroppo non è molto conosciuto. Non è, quando si gioca? Quando ci sono le partite? Allora, le partite noi qui in casa le facciamo alle 20:45 nell'impianto qui di via di Pescaia. Il sabato, quindi anche un orario buono, non si lavora. No, poi dopo magari uno può uscire. Si va a cena tutti insieme. Esatto. Perché poi c'è anche questo, no? La bellezza del gruppo che credo si possa evincere tranquillamente da quello che vediamo questo pomeriggio. Andiamo avanti parlando della squadra giovanile di hockey Under 13 e ringraziando ovviamente Raffaele, che è il responsabile del settore giovanile di Siena, l'allenatore Marco Mantovani, che però vorrei qua. Glielo facciamo un applauso! Eccolo qua! Ma ancora molto conosciuto da noi, ci sono realtà nel mondo dove l'hockey è assolutamente popolarissimo, ma questi incontri servono anche a questo, no? A renderlo un po' più popolare. Certo, certo. Il problema dell'hockey probabilmente è che non è uno sport molto televisivo, nel senso che la pallina va talmente veloce che è molto difficile seguirlo. Però dal vivo ci si fa bene. Dal vivo è assolutamente un altro spettacolo. E poi è molto veloce, no? Mi viene in mente ora, senza parlare nel dettaglio di altri sport, ci sono degli sport che seguirli è un po' lento, no? Questo è molto dinamico. Assolutamente, la pallina non esce mai dalla pista, è sempre in gioco e la velocità degli atleti è assolutamente enorme. Per cui... Parlavamo del gruppo, quanto è importante il gruppo in uno sport come l'hockey? Come in tutti gli sport è fondamentale creare un gruppo di ragazzi amalgamati, coesi, e che si vogliono bene, che si aiutano, quindi è fondamentale. Qual è l'età migliore per approcciarsi all'hockey? L'età scolare, 5-6 anni per iniziare a pattinare. E prendere subito una certa dimestichezza sui pattini, che è fondamentale. E certo, senza saper pattinare non puoi giocare. A... Andiamo insieme a Marco a salutare e ringraziare anche Lorenzo Sabatelli, neo vice allenatore. Salutiamo però anche Leonardo Bigliazzi tra i dirigenti, non vuole venire, impegnato anche dietro le quinte, perché come in ogni vera famiglia, questa è una festa, quindi c'è da organizzare un bel po'. E salutiamo insieme a Leonardo Bigliazzi anche i cronometristi Luca Gentili e Francesco Valenti, e un applauso glielo facciamo. Grazie. Vicepresidente a gran voce Anna Rita Cioncolini. Allora andiamo avanti con la squadra, dicevamo con i portieri. Proviene dal vivaio di Siena, anno 2007, ed è qua con noi Manuel Cantoni. Subito ovviamente l'altro portiere, anche in questo caso proveniente dal vivaio del Siena, anno 2007, per Leonardo Strada. Andiamo avanti con i giocatori di movimento. Proveniente anche in questo caso dal vivaio del Siena, classe 2006, Filippo Bigliazzi. Non è presente, ma lo vogliamo comunque salutare. Classe 2006, Alessandro Cellesi, che non poteva essere con noi, ma c'è comunque col cuore. Ancora classe 2006, anche in questo caso proviene dal vivaio del Siena, Francesco Gentili. Con classe 2006, e qua ci spostiamo al vivaio di Castiglione della Pescaia,
per trovare Luca Mantovani. Allora, andiamo avanti con, anche in questo caso, un giocatore che proviene dal vivaio del Siena, classe 2007, per Bernardo Parri. Con l'ultimo giocatore, anche in questo caso, proviene dal vivaio del Siena, classe 2006, Federico Valenti. Bravi ragazzi, complimenti e un applauso per una stagione straordinaria, veramente di cuore. Due paroline in conclusione le vogliamo spendere per il settore preagonistico giovanile, che è affidato a Lorenzo Sabatelli, coadiuvato da Pietro Lorenzini e Gabriele Mariotti, e a loro va ovviamente il nostro grazie, un applauso glielo facciamo. E poi c'è qualcuno che è rimasto tutto questo pomeriggio nell'ombra, perché parliamo del pattinaggio artistico agonistico, con tra l'altro una piccola rappresentanza delle bambine. Chiamerei qua il responsabile FIRS e l'allenatrice, abbiamo Leonardo Cigni e Lisa Pagliantini. Ciao. Nascosti ma è sempre insieme, fa parte sempre del pattinaggio. Abbiamo una piccola rappresentativa con le ragazze del preagonismo e dell'agonismo. Quest'anno siamo anche se con una piccola rappresentativa, ma un gruppo numerosissimo, perché abbiamo 105 atlete già iscritte e prenderemo parte tra 15 giorni al campionato regionale Libertas a San Rocco Appilli, con addirittura 60 atlete iscritte. Quindi penso è il record per la nostra società, una società giovane, con ragazzi tutti giovani come abbiamo visto nel Lohi, comunque una rappresentativa molto giovane, molto promettente, e un gruppo anche di allenatori molto giovani ma validissimo, con allenatori di calibro internazionale. Abbiamo ad allenare Luca Lallai, che è un pluricampione del mondo che viene una volta a settimana. Ringraziamo anche Virginia Becchetti, che è la nostra responsabile artistico, che al momento è impegnata per lavoro a Milano, e naturalmente accanto a me anche Lisa Pagliantini, che ha un passato glorioso nel pattinaggio artistico. Grazie, Siena Hockey e pattinaggio artistico, buona serata, buon anno! Una bella giornata di festa e di inizio stagione per la vostra attività, come si è svolta questa giornata? Si è svolta benissimo, con la presentazione delle squadre agonistiche del Siena Hockey, sia la squadra di Serie B che la squadra Under 13, che sta dando grandi soddisfazioni, anche se è il primo anno che partecipa al campionato giovanile. È stata una serata dove i ragazzi si sono divertiti. La nostra speranza è che vengano altri bambini a provare il nostro sport, anche, appunto, non essendo molto conosciuto, noi invitiamo la gente che venga a provarlo, poi magari dopo potrà decidere, no? E non a priori se è una cosa da poter partecipare o meno. Secondo me i ragazzini, tutti quelli che vengano, veramente ci si divertano. L'Hockey a Siena come si può spingere ancora e valorizzare ancora? L'Hockey a Siena, appunto, con i media, perché altrimenti è difficile. E pensare che l'Hockey a Siena ha una tradizione di 90 anni. Ha partecipato, quando era ancora a Sant'Agata, al primo campionato nazionale, dove ancora c'erano quattro squadre, cioè Roma, Bologna, Milano e Siena. Al primo campionato Siena ha partecipato, poi ovviamente nel corso degli anni non l'ha fatti tutti i 90, che c'è stata la guerra, tutto quanto, però Siena come hockey ha una buona tradizione. Ci sono stati anche dei giocatori che hanno preso la maglia della nazionale, un presidente di federazione come Bruno Tiezzi,
Insomma, qualche punta nel nostro sport c'è stata a Siena. È chiaro che è uno sport diciamo meno comodo degli altri, no? Calcio, basket, ti metti i pantaloncini, prendi un pallone. Il nostro bisogna prima di tutto saper pattinare bene e poi manovrare una stecca. Non è difficilissimo, basta provare. Ecco, cosa potremmo dire a chi ci sta guardando, alle famiglie che ci stanno guardando, per spingere a avvicinare i propri figli a questo sport? Diciamo innanzitutto che molti conoscano l'hockey ghiaccio, e l'hockey ghiaccio è uno sport violento. A molti piace anche per quello, perché è violento, ma non c'è niente a che vedere con il nostro hockey. Il nostro hockey, l'hockey a rotelle, su pattini tradizionali, diciamo che il fallo, il contatto fisico è severamente punito, quindi anche se ci sono degli sgambetti con la stecca o roba del genere. Quindi tant'è che da una statistica fatta dal CONI tra partecipanti e infortuni, il nostro è uno tra gli ultimi come percentuale. Quindi direi ai genitori che di non aver paura a portare i bambini al nostro sport. Non c'entra niente col ghiaccio, che è uno sport abbastanza, cioè, basato quasi sempre sulla velocità e anche un po' di violenza. Il nostro non è assolutamente questo. Niente, io inviterei, per chi non lo conoscesse, questo sport, di venire a vedere l'Under 13 la domenica mattina alle ore 11, e questa domenica ci sarà un bel derby con Follonica, che Follonica è sempre un derby quando si tratta di hockey, e i grandi della Serie B, con ambizioni anche quest'anno di poter arrivare alle finali per la 2, che giocano la prima partita in casa il 18 novembre alle 20:45. Quindi siete tutti invitati per vedere uno sport diverso dal soliti che siamo abituati.